notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. E non è ancora finita la vendemmia a Torino, anzi, da domani fino al 7 di novembre torna per il sesto anno questa manifestazione, anzi la doppietta di due manifestazioni dedicate ovviamente ai vini piemontesi, Grapes in Town e Portici di Vini. Ma facciamoci raccontare tutto e ancora di più dal direttore del turismo e sport della regione Piemonte, Paola Casagrande. Benvenuta sulla Radio del Piemonte, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, cosa succederà da domani e fino al 7 di novembre? Allora, succederanno tantissimi eventi. Gli eventi sono oltre 300. Caspita. Si tratta di workshop, degustazioni, cene, tour su tutto il Piemonte e una grande parte anche su Torino, proprio dedicati al vino, alla cultura del vino, quindi le degustazioni per assaggiare ovviamente quelle che sono le eccellenze dei vini piemontesi, ma anche per conoscere le storie da cui derivano, il lavoro da cui arrivano questi nostri vini, perché c'è dietro a ogni bottiglia un lavoro immenso da parte di coloro che coltivano le vigne, da parte di coloro che commercializzano il vino, e ci sono tante storie interessanti perché è la nostra cultura, del nostro Piemonte, che da sempre si basa e ha saputo sviluppare con grande lungimiranza e con eccellenza quelle che sono le nostre produzioni. Quindi per tutti gli appassionati, anche coloro che non sono ancora appassionati. Oh, esatto, i futuri appassionati, o i curiosi semplicemente. Curiosi, ecco. Ci sono veramente tantissime modalità di gustare i nostri vini, partendo anche dall'arte che si riferisce al vino, dalla musica che si riferisce al vino. Ci sono veramente tantissime iniziative. Vedo anche molte location che insomma vanno al di là del vino, perché uno dice vino, pensa alla vigna. In realtà, per dire, il 23 di ottobre si va al Museo del Risorgimento, per intenderci. Certo, ce ne sono tantissimi. Tra l'altro possiamo dire che insomma, se volete vedere veramente il programma completo, potete andare sul sito www.grapesintown.it o scaricare l'app Grapes in Town, in modo da essere, diciamo, informati su tutte quelle che sono le attività. C'è Villa della Regina, c'è Palazzo Birago, c'è questo per parlare naturalmente di Torino, c'è una nuova location che sarà in qualche modo metterà insieme anche quello che è l'eccellenza della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Wow. Quindi uniamo, diciamo, il vino e il tartufo, che sono insomma i nostri, le nostre eccellenze, re e regina, ecco. Ecco, aprendo una nuova location che è in via Po 18, questa Corte dei Mini, che fino a oggi non era mai stata utilizzata, quindi anche la scoperta di nuovi punti su Torino. Ma che bello! E allo stesso tempo ci sono enormi possibilità su tutta la regione, quindi dalle cattedrali sotterranee di Canelli ad altre, appunto a picnic in vigne, piuttosto che alla distilleria Mazzetti d'Altavilla. Ma ce ne sono veramente. Quindi sono veramente eventi diffusi legati al vino e alle eccellenze piemontesi. Si parte da Torino, ma ci si espande ovviamente in tutto il Piemonte, perché del resto il Piemonte è tutto bello e tutto buono, ecco. E così è tutto di grandissima qualità. E quindi proprio si possono scoprire, fare esperienze, si può pigiare l'uva, si può fare delle attività con i bambini, si possono fare le classiche degustazioni in cantina, che comunque certo, che non va, esatto, che insomma adesso le stiamo un po', come dire, non ne stiamo parlando, ma di fatto sono tanto belle, buone e semplici. A noi la semplicità piace tanto. Sono tantissimi gli eventi, gli appuntamenti, abbiamo detto oltre 300. Trovate tutto in Grapes in Town, Grapes in Town, Portici di Vini, da domani fino al 7 di novembre. Io ringrazio Paola Casagrande per essere stata nostra ospite. Grazie a voi e vi aspetto per degustare i nostri meravigliosi vini e buona vendemmia a tutti. Non mancheremo, anzi brinderemo insieme. A presto. Salve, arrivederci a tutti. GRP.